dei 5 Stelle. Come va? Buongiorno. Bene, grazie. Bene. Io partirei da queste foto, no? Da queste foto di questi barconi rovesciati. Questo è già il secondo che vediamo, riusciamo a vedere di cosa stiamo parlando. Che può fare una città complicata, difficile da gestire come Roma per fronteggiare questa che è emergenza o no, però è una cosa che non è, possiamo non vedere? Allora, guardi, innanzitutto l'emergenza va fronteggiata a livello nazionale, con misure concrete, sicuramente non continuando con politiche che di fatto esportano, mi lasci dire, la guerra o comunque economie basate sul commercio di armi, perché più noi portiamo la guerra o portiamo insicurezza in paesi stranieri, è evidente che queste persone, se hanno la guerra in casa, tenderanno a scappare, lo faremo anche noi. Detto questo, scappano anche da economie che non ci sono. E devo dire che i paesi industrializzati per anni, per decenni, per secoli hanno sfruttato le economie dei paesi del terzo mondo. Quindi certo, io direi innanzitutto nel riconoscere siamo tutti un po' responsabili di quanto sta accadendo. Certo. Detto questo, il comune non ha la possibilità di incidere su questa situazione. Quello che può fare, quello che deve fare un comune, un ente locale è lavorare sull'accoglienza. Sì. Perché dobbiamo accogliere queste persone. Detto questo, le modalità di accoglienza devono essere completamente riviste. Quindi dobbiamo rafforzare il rapporto con la prefettura, perché dobbiamo soprattutto creare una capillarità dell'accoglienza. Non possiamo concentrare queste persone, peraltro in attesa che lo Stato stabilisca se hanno diritto di rimanere o meno, non le possiamo concentrare in pochi luoghi, perché diventano quei luoghi delle bombe sociali. Quindi dobbiamo cercare di distribuirli sul territorio, sì, e trovare anche delle modalità con le quali farli nel frattempo contribuire alla società nella quale si trovano. Distribuzione sul territorio vuol dire appartamenti, vuol dire case, vuol dire dei luoghi, vuol dire cercare dei luoghi. È inutile dentro la città. Dentro la città, ma anche nella provincia. Del resto questo fenomeno non lo possiamo arginare noi Comune di Roma, quello che dobbiamo fare però è cercare di evitare delle emergenze sociali, questo è il nostro impegno. Lei lo vede questa emergenza sociale a Roma? Ma certo, ma c'è ovunque. Più che in altre città? Più che in altre città, questo non posso dirglielo, sicuramente a Roma c'è un'emergenza sociale, però c'è anche un altro fatto, molti cittadini nell'assenza dello Stato, nell'assenza delle istituzioni sino ad oggi, si sono adoperati per aiutare queste persone che nel frattempo vengono accumulate in luoghi e cercano di avviare quel rapporto di inclusione che non viene promosso dalle istituzioni. Quindi io direi anche di essere molto grati ai romani che stanno cercando di fluidificare questa. Poi ci sono anche storie di segno opposto, cioè integrazione che non si riesce a fare e interi quartieri che insomma, sono sul piede di guerra, anche a Roma, se concentrano tutte queste persone in pochi luoghi è evidente che il disagio quindi c'è. Quindi pochi distribuiti sul territorio. E poi nel frattempo agire a livello nazionale. Senta, tutto questo succede a Roma. Roma, lei è da 3 anni in Consiglio Comunale? Era. Lo conosce bene, la conosce bene, forse il punto di partenza, secondo me, oggi è l'ATAC. Lo dicono anche i romani, la mobilità e l'ATAC sono due punti fondamentali sui quali bisogna andare a lavorare. Allora, riguardi questi romani, perché ieri siamo andati a Piazzale Clodio, che è un posto peraltro anche abbastanza centrale, e abbiamo aspettato l'autobus con Lorenzo Falco, guardi qui. Abbiamo depositato tutti e tre gli argomenti, quindi 3 fascicoli separati in Procura della Repubblica. Si parla di ATAC, l'azienda dei trasporti della capitale, in procura. Un fascicolo aperto c'è già su 5 anni di gestione degli appalti. Ora 3 nuovi argomenti su cui indagare: i distacchi sindacali dei dipendenti, la fornitura delle gomme e la gestione delle mense. Erano le 14 in commissione trasporti al Senato e si era appena chiusa la mattinata terribile dei trasporti romani. Guasti alla metro, blackout sulle banchine, rallentamenti, calca, code, evacuazione tecnica dei passeggeri da un treno. E il giorno dopo? Piazzale Clodio, uno dei capolinea più importanti della città. Ci sono 7 linee di urne che partono da questo capolinea. Signori, non parte. No, nel senso, non riesce ad andare in moto. Un'ora e mezza prima sono uscito oggi, Un'ora e mezza prima da casa. E nonostante questo ha trovato l'autobus. Bello.
ce n'è un altro fermo, pronto intervento ADAC. Deve prendere l'89? Non parte. Come non parte? Guasto, non parte, questo è guasto. Intanto siamo abituati ormai a tutti questi cose dell'ADAC. Questo diventa sostitutivo? 20 minuti fermi, 22 minuti. Ah sì? L'olio qua a terra avrà perso un autobus probabilmente, camminano solo loro qui. Qui c'è dello scotch, del nastro adesivo. Quindi questo è il terzo autobus con un guasto su questa piazzale da quando siamo arrivati mezz'ora fa. Ora può ripartire? Forse può darsi che. 33, da quanto aspettava il 33? Non che passano mai, che Dio. Questo era il 31, arrivato qui si è cancellato, guarda. Sì. È sempre così. È sempre così. Quindi ha accumulato troppo ritardo. Bravo, questo troppo qui. Riguardo. Quindi io lo mando per il servizio che deve smontare, che deve prendere servizio un altro collega. È tutto qui. È semplice il suo lavoro qua, eh? Non è semplice. No, no, non è semplice. Nel frattempo comincia l'intervento su quello che doveva essere l'89. Questo autobus è stato immatricolato nel 2003. Nel frattempo ne sono stati riparati altri due. Stanno dando il massimo, questo è sicuro. 89, Claudio, riparte. Piazzale Flaminio, piazza del popolo praticamente. Uno degli ingressi alla metro è chiuso per l'intervento, stanno drenando dell'acqua. Sulla percorrenza dei mezzi ci assicurano che non c'è stato nessun ritardo, nessun condizionamento, però uno degli ingressi alla metro è chiuso, l'altro ingresso è chiuso per lavori di riqualificazione e manutenzione della stazione. I servizi stanno quotidianamente, i mezzi pubblici sono in condizioni pessime. Cose dette. Dette non vale la pena neanche più dirle. No, perché è nauseante proprio dirlo, ridirlo. Basta. La stanchezza. Allora Raggi, al Museo dei Trasporti di Londra c'è scritto che raggiungere qualsiasi mezzo della città con i mezzi è un principio di democrazia fondamentale. Quindi se dovessimo dare retta, come dire, al Museo dei Trasporti di Londra, abbiamo una democrazia sospesa a Roma. Abbiamo una democrazia sospesa anche se non diamo retta al Museo dei Trasporti di Londra. Non a caso siamo commissariati da qualche mese. Vede, io non mi stupisco di questi servizi perché la situazione dei trasporti è nota da tempo a Roma. E quando noi eravamo in consiglio comunale all'opposizione abbiamo tentato varie volte di portare la situazione di ATAC all'attenzione del consiglio, ma il consiglio era troppo occupato a votare altri tipi di delibere, tipo quelle procemento, quelle dei debiti fuori bilancio, e con le indagini di Mafia Capitale abbiamo visto che quelle erano delibere che venivano telefonate direttamente da Buzzi e Carminati e che chiedevano ai loro referenti del PD in consiglio di far votare questo tipo di delibere e di lasciare completamente in disparte i temi che invece toccano i romani. A proposito dei debiti fuori bilancio, capisce? C'è 1,5 miliardi di buco là dentro, sì. Che è accumulato da anni. Sì. Come si ripiana questo buco? Per con esempio, una sana gestione, ma per favore, no. Basta con questa storia delle privatizzazioni. Non le piacciono. Tutta la destra e tutta la sinistra è fissata, ha proprio questa fissazione nel voler smantellare i servizi pubblici e volerli cedere ai privati. Basta. Invece lei dice il pubblico può funzionare bene, il pubblico può, se condotto bene, può funzionare bene ed essere efficiente. Questa è una storia che ci stanno raccontando perché devono svendere tutto, stanno privatizzando la scuola, stanno privatizzando la sanità, vogliono privatizzare l'ATAC. Chi se la compra? C'è RFI che sta facendo, che sta bussando. Adesso hanno inserito 1,5 miliardi però di debiti, diciamo, pregressi. Quindi, ma non c'entra niente, non confondiamo le storie, non confondiamo le storie, perché altrimenti non si fa informazione e si fa propaganda. Il 1,5 miliardi è stato accumulato con una gestione pessima, con una gestione pessima delle casse capitoline, perché quando le entrate sono meno ancora si cartolarizza. Come fa? Come lo tappa? Con una buona gestione economica si tagliano gli sprechi, consulenze e appalti esterni. Noi lo diciamo da 3 anni, ancora non è stato fatto. E soprattutto si fa una buona politica sulle entrate, si va a recuperare l'evasione, cosa che oggi
bigliettai drena, sul, cosa che oggi drena oltre 100 milioni di euro l'anno. Controllori sull'autobus, tornelli con i biglietti che debbono essere obliterati anche in uscita e poi nel tempo biglietti elettronici e salita obbligatoria dall'apertura, dalla porta anteriore. Beh, tutto quello che Roma, accade nelle altre città. L'80% non paga il biglietto. Sì, ma io non la trovo una cosa scandalosa oggi. Io lei sono tre volta anni che mi scandalo. Pagato il biglietto? No. Sempre pagato. Ma cioè, io lo pago, ma mi scusi, ma abbia pazienza, ma io prendo un servizio pubblico, ma quello è un problema suo. Ma io prendo un servizio pubblico e non lo pago, abbia pazienza. Ma perché avrei dovuto non pagare? Cioè, ma scusi, ma che vige la legge del più furbo? Noi siamo stati abituati a questo. Però allora vige... bisognerebbe chiedere ai politici che sino ad oggi hanno governato che cosa hanno fatto. Che cosa hanno fatto per recuperare l'evasione? La risposta è niente. Che cosa hanno fatto per tagliare gli sprechi? Niente. Anzi, l'ulteriore risposta è: abbiamo creato parentopoli, abbiamo caricato ATAC. Ma perché l'80% costi? Non paga, secondo lei? So. Qual è il problema dei romani? Perché non pagano? Non quando lo so, vede, guardi, questa cielo. È una domanda sterile e non è assolutamente. Assolutamente interessante. La domanda è perché sino ad oggi nessuno ha pensato di andare a recuperare l'evasione? Perché nessuno ha pensato di tagliare i costi? Col bigliettaio. Con il controllore. Col controllore, insomma. Sì, come avviene in tutte le altre città del mondo. Senta una cosa, e Uber invece perché non le piace? Uber crea una concorrenza sleale in un settore che invece è regolamentato. Le basta. Dice che qualcuno insinua, perché i tassisti sono importanti, a Roma sono un nucleo fondamentale di elettori. I tassisti svolgono, senza ridere, i tassisti svolgono di elettori, servizio... sono come elettori, le dico, come gente. Guardi, io non considero le persone elettori, io le considero cittadini. I tassisti svolgono un servizio pubblico locale non di linea, che deve essere riorganizzato al meglio. Perché soprattutto in un momento in cui l'ATAC è in grossa crisi, abbiamo visto che gli autobus non partono perché l'ATAC non fa manutenzione, non fa manutenzione perché non si può permettere di spendere altri soldi che non ha, perché li spende male, perché li spende male. Allora, peraltro, i taxi sono un servizio fondamentale. Vogliamo creare ulteriore disagio andando a mettere un servizio non regolamentato in un campo che invece è... Basterebbe regolamentarlo un po' di più, no? Basterebbe organizzare meglio la città. So che è una cosa difficile. Anche con Uber da... oppure no? Uber... So che è una cosa difficile da immaginare perché fino ad oggi nessuno l'ha mai fatto. Però le posso assicurare che semplicemente rispettando la legge, gestendo bene quello che abbiamo, forse Roma può cambiare passo. Anche con Uber? Ma Uber non mi sembra... A New York Uber convive serenamente, a Londra Uber convive serenamente con i taxi, no? Non c'è nessun problema. Va bene, a New York, anzi, a New York crea, Londra, crea un po' di a New York mercato, e Londra, cioè, a New York e Londra andrà bene così. A Roma abbiamo un altro sistema. Le faccio vedere questa funivia, che però non è la funivia proposta da lei, ma è un esperimento cinese. Però la Cina, insomma, ogni tanto qualcosa ci insegna. Vediamo. È un progetto già a uno stadio piuttosto avanzato, lo diceva Gerardo, succede in Cina, lo vedrete, è una riproduzione in 3D di quello che può succedere e i cinesi assicurano costa molto meno di una metropolitana. Meraviglioso, non è una funivia, è una specie di galleria che viaggia e sotto ci passano le macchine. Certo, bisogna essere cinesi, però come idea bisogna correre qualche rischio. Vede, invece la funivia viene utilizzata in altre città del mondo, da Medellin a Londra, a Barcellona. Ed è un progetto che io credo un amministratore accorto dovrebbe quantomeno studiare, soprattutto in quei casi, come è stato per la periferia di Casalotti Boccea, nei quali l'adozione di viabilità pubblica, di mezzi pubblici di trasporto alternativi, sono difficilmente praticabili, perché lei saprà meglio di me che la via Boccea è molto stretta, quindi creare una corsia preferenziale
laterale, certo, o una corsia per un tram, attualmente è impossibile. Prolungare la metro A è impossibile. Tram cinese, quello sopra e tanti soldi. No, vabbè, ma lei ride. Io sono contenta che lei rida, però in realtà un amministratore accorto ha poco da ridere. Ecco, appunto, non piangiamo. Un amministratore accorto ha ben poco da ridere. Deve iniziare a guardare le esperienze che funzionano e capire se possono essere replicate anche a Roma, che sta morendo di questi problemi. Per cui, se poi vogliamo fare della facile ironia, facciamola. Però ritengo fondamentale invece essere attenti. Anche perché i cinesi, insomma, qualcosa magari da insegnare ce l'hanno. Senta, sulle periferie, lei ha detto i campi rom, per esempio, un tema molto divisivo a Roma, quasi quanto quello dei migranti, vanno superati. Come si superano? Prima a parte che non l'ho detto io, lo dice l'Europa, quindi iniziamo a mettere i puntini sulle i. Come si superano? Elettorale, insomma, no? No, no, io l'ho iniziato a dire molto prima della campagna elettorale. Nei tre anni noi stiamo cercando di far applicare la normativa europea. Come li superiamo? Iniziamo a fare un serio censimento. Questo anche la Lega, no? Ha fatto una campagna. No, la Lega parla di ruspa. La ruspa significa che io tolgo un campo rom proprio con la ruspa e semplicemente i rom devono andare da un'altra parte. È molto semplice. Che cosa prevede l'Europa? Non Virginia Raggi, cosa prevede l'Europa? Prevede di superare questi campi perché sono comunque dei ghetti e prevede di iniziare con un serio censimento socio-sanitario e patrimoniale delle persone che abitano in questi campi. Iniziare a far sì che i bambini vadano a scuola obbligatoriamente, certo. Iniziare a far sì che gli adulti lavorino e paghino le tasse esattamente come tutte le altre persone e poi fare un serio censimento ed esame di natura patrimoniale e reddituale per capire perché tutte le persone che hanno un reddito sufficiente debbono trovarsi un'abitazione che sia da acquistare o che sia in affitto, esattamente come fanno tutte le altre persone al mondo. Mi sembra una cosa assolutamente di buon normalità, senso. No? Sì, sì, ma sa, vede, la normalità a Roma. E perché non si riesce a trovare la normalità a Roma? Ce lo insegna Mafia Capitale, visto che tutte le imprese che lavorano lì dentro, le cooperative, guadagnavano e lucravano sulla pelle dei rom. Considere che il giro dei campi rom a Roma drena circa tra i 24 e i 30 milioni di euro l'anno, che vanno tutti nelle tasche di queste cooperative. Perché non è stato fatto? Perché evidentemente queste cooperative. Sono migranti, tra l'altro. Esatto, perché tutte queste cooperative di fatto facevano affari e finanziavano il PD. Probabilmente anche il PDL, non lo sappiamo, anche i partiti di destra, ma quello che è noto è che tutti hanno fatto affari con Mafia Capitale, quindi nessuno aveva l'interesse a smantellare questo sistema. Però le faccio vedere una cosa, Torbella Monaca, una storia che ci racconta la Fagnani, Francesca Fagnani. Più o meno un mese fa le forze dell'ordine fecero un grande blitz lì a Torbella Monaca, ci furono 17 arresti, perché? Perché in questa periferia, che tra l'altro è diventata protagonista di un film di grande successo, Gigrobot, c'è, regna lo spaccio che paradossalmente offre lavoro in un quartiere dove c'è un altissimo tasso di disoccupazione e Fagnani si è trovata in quel quartiere mentre stavano facendo un'operazione di controllo. Siamo in via dell'archeologia e ci accorgiamo che i carabinieri stanno facendo un controllo. Andiamo a vedere. Attraverso questo buco il pusher dà la sostanza all'acquirente che sta fuori, appunto. Mirko, ma quanti anni hai? 15. Hai 15 anni e... Non fa niente. Come te pare? I tuoi genitori che fanno? Mi va di sta quaresima. Tuo padre è in carcere o stai avversi domiciliari? Quante volte ci vai a scuola? Io sto a fare i serali. E che ti dice tuo padre come consigli di vita, sinceramente? Lo sa quello che fai, che non fai? Lavorare così, e fa la fine sua. Ti dice di non fare la fine sua? C'è qualche paura? Non c'è paura di niente? E la paura di finire in carcere ce l'hai? Un po', ogni tanto. A te veramente che ti piacerebbe fare nella vita? Cioè vuoi stare sempre qua dietro a una porta? No. Che ti piacerebbe fare, sinceramente? Domani come ti vedi? Corri ragazzo laggiù. Lei l'ha visto il film Gigrobot? No. Forse vale la pena vederlo. Non ho ancora perché... avuto il tempo. Torbella Monaca, in casi come questi, in storie come queste,
come si interviene? Più polizia per strada, più polizia nel... Sicuramente il presidio sul territorio è fondamentale. Negli ultimi mesi, se non negli ultimi anni, abbiamo visto come il presidio sul territorio sia stato inteso come un presidio nel centro, al centro di Roma. Le periferie sono state lasciate sempre più abbandonate a se stesse. Per la Roma che non si dimentica mai, il turismo eccetera, ma fuori non arriva nessuno. Fuori è molto scoperto il territorio, diciamo una cosa. E poi c'è da fare un serio lavoro sulle politiche giovanili, un serio lavoro sulla dispersione scolastica che è molto alta. Quindi sa, mi viene anche un po' da inorridire quando la Meloni come ministro per le politiche giovanili è riuscita a far aumentare la disoccupazione giovanile di ben 10 punti percentuali, mai l'Italia era arrivata a questo punto. Non so se sia tutta colpa della Meloni, però no, comunque, beh certo, anche della crisi, però in quello stesso periodo il suo presidente diceva che i ristoranti erano pieni e non c'era crisi, quindi o non c'è crisi e i ristoranti sono pieni o c'è crisi e poi c'è disoccupazione giovanile, quindi vede, sicuramente c'è una storia che è stata raccontata male, molto complicata, sicuramente una storia che è stata raccontata male, e quando le risorse non si investono bene, per esempio si lasciano nelle mani di mafia capitale, vengono drenate da altre strade che possono essere quello sull'investimento sui giovani e sulle politiche giovanili, e noi questo ci dobbiamo impegnare a farlo, noi dobbiamo dare delle alternative a queste persone, perché sentire un ragazzo di 15 anni che dice io non lo so che cosa voglio fare nella vita è disarmante, è quello il problema, perché se avessero un obiettivo, se avessero uno scopo, se avessero uno Stato che li aiuta, probabilmente avrebbero un'alternativa e non farebbero quella vita che fanno, indipendentemente dal presidio delle forze di polizia sul territorio che comunque non deve mancare. Questo vorrebbe dire per esempio mettere più vigili per strada? Questo urbani, vuol dire, guardi, a Roma ci sono 24.000 unità di forze dell'ordine, di cui 6.000 vigili urbani, poi abbiamo la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, l'Esercito. Vabbè, quindi parliamo dei 6.000 vigili urbani. Quindi sicuramente le forze dell'ordine devono presidiare di più il territorio. Cioè i vigili urbani devono stare un po' più sul territorio, no? Un po' meno dietro la scrivania, come diceva Giuliani a suo tempo a New York, un po' più per strada. Sicuramente i vigili andranno riorganizzati anche insieme a loro, e loro sono pronti a farle, anche a riscrivere il loro regolamento. Senta, l'ultima cosa, questi sono i T-Bex, che sono una forma di... moneta complementare. Moneta alternativa, no? Qui pago moneta T-Bex. Moneta complementare. Complementare, sì, per spiegare che cosa vuol dire. Insomma, la moneta posso complementare... pagare addirittura con una carta, eccola qui, di credito. Le spiego che cos'è. In T-Bex. Le spiego cos'è? Sì, sì. Vede, è un'esperienza che questa qui nasce in Sardegna. Non è che idea ho io, la ringrazio, ma in realtà è un'esperienza che guardiamo. Questa nasce in Sardegna, con il Sardex, e in realtà copia delle realtà estremamente diffuse, come per esempio la BIR, la banca VIR. Cosa ci vuole fare lei col T-Bex, che già esiste? Io voglio studiarlo, perché vede, la banca VIR in Svizzera e la Jak Bank in Danimarca sono nate nel 1934 per far fronte alla crisi del 29, grande crisi del 29. E che cosa ci insegna la moneta complementare? Che quando c'è un problema di liquidità, perché ad esempio siamo in un periodo di recessione, e sicuramente oggi lo siamo, la moneta complementare consente agli imprenditori, alle persone, di continuare a scambiarsi beni e servizi anche quando non c'è liquidità. Qualcuno parla perché di, gli imprenditori, di baratto, no? Perché gli imprenditori, per far capire, cerchiamo di far capire alle persone, perché è un concetto complesso, ma estremamente, in realtà è estremamente molto facile. Non mi interrompa sempre però, perché è fastidioso, però io la ringrazio. Mi spiace che io la ringrazio, però è una... Si fanno domande, ma mi faccio rispondere. Il tema è complesso, ma estremamente interessante da studiare. Che cosa fa la moneta complementare? Quando le persone o le imprese non hanno liquidità, possono scambiare tra loro una moneta complementare, sulla quale sono tutte d'accordo, e consente alle imprese di continuare a lavorare. Perché per esempio l'impresa che produce fotocopiatrici comprerà la carta pagando una moneta complementare, l'impresa che vende la carta riceve questa moneta complementare che potrà spendere all'interno del suo circuito, magari per pagare il servizio di pulizie. Però, Raggi, io volevo chiederle, il sindaco, quando lei sarà sindaco, se deve sarà studiare sindaco, vede, ecco, sì, ho capito, studiare, certo, tutti dobbiamo studiare, figuriamoci il sindaco, ma che ci fa col T-Bex? Come lo sponsorizza? Che c'entra il sindaco con l'idea di una moneta complementare? Glielo spiego subito. Un sindaco accorto dovrebbe capire che cosa funziona e cosa no. Per esempio, soprattutto in questo momento di recessione economica, dovrebbe capire se ci sono esperienze che funzionano. Perché quando io vedo le botteghe che continuano a chiudere, vedo imprenditori che si suicidano, io ho il dovere come sindaco di capire se ci sono delle esperienze che possono aiutare le piccole e medie imprese e eventualmente in qualche modo agevolare la creazione di queste reti. Però ripeto, Sardex è da studiare, è da studiare. Sì, sì, se poi c'è qualcuno che invece ritiene di ridere davanti a queste esperienze, io rimango disarmato. Ma evidentemente i miei avversari politici che non hanno neanche l'umiltà di capire che cosa succede. Secondo me capire è il primo modo per
valutare esperienze eventualmente positive. Le faccio vedere da TV7 che cos'è il Sardex. Lei lo sa, ma insomma, per capirlo tra di noi, dai. Anche perché il Sardex in Sardegna è una realtà piuttosto consolidata, consolidata al punto che non solo viene usata per comprare le merci, ma addirittura per pagare gli stipendi. Mettiamo un pranzo con gli amici al ristorante, l'acquisto delle medicine in farmacia, la spesa dal macellaio, la prenotazione di una vacanza. E mettiamo di non avere soldi sufficienti per comprare tutto. In Sardegna possiamo farlo lo stesso. Sardex è legato all'idea etimologica di credito, che deriva dal latino credere, e significa per l'appunto avere fiducia. Fiducia che gli altri, attraverso il proprio lavoro, attraverso la propria capacità di produrre valore, possano ripagare quanto dalla comunità hanno ricevuto. Il Sardex, un sistema di credito fiduciario. Non è una moneta di carta, non c'è un bancomat che lo distribuisca, non esistono banche, né si può comprare, svalutare o rivalutare. Si scambia attraverso una carta identificativa o attraverso un'app sullo smartphone come questa. Yuri e Renata, fuori dalla loro agenzia di viaggi, hanno dimenticato l'euro. I Sardex noi li usiamo come stipendio nostro personale, perché il nostro stipendio lo prendiamo in Sardex, perché per la parte privata può essere utilizzato in qualsiasi ambito. Ecco, questa è l'esperienza sarda. Una delle cose che dicono gli economisti è: attenzione, perché questo tipo di monete rischia poi di soffiare sul fuoco dell'evasione fiscale, per esempio, uno dei piccoli problemi che si pone. Infatti su questo va assolutamente studiata. Allora io aspetto che lei ci dica che cosa ne facciamo, però l'ultima domanda le chiedo, il rapporto con la Casa Leggi Associati, ci sono state polemiche di tutti i tipi. Qualcuno le ha detto: ah, si è trovata questo direttorio, eccetera. Lo staff se l'è scelto lei? I due parlamentari, sì. Certo, me li sono scelti io. Sono persone con le quali ho collaborato in questi anni. E con le non quali li ha imposti la Casaleggio, insomma. Ha deciso lei, ma io scelgo. No, sa, perché poi qui, appunto, io l'ho chiamata per farle queste domande, per chiederle. E poi quindi, se io le dico che me le sono scelte io, le posso dire che ho lavorato tanto con Fabio Massimo Castaldo in Europa, tanto con Gianluca Perilli alla Regione, con Roberta Lombardi alla Camera e con Paola Taverna al Senato. Insomma, si trova bene se le presi come staff. Sì. Che cosa farà questo staff quando lei prenderà decisioni, diciamo, rilevanti? Allora, per quanto riguarda le decisioni che riguardano più livelli politici, più livelli istituzionali, mi coordinerò con loro per avere un'uniformità politica, perché vorremmo evitare di prendere decisioni in conflitto, come invece ci mostra sempre il PD, no? Quando Renzi, per esempio, ha fatto la campagna per aprire, anzi ha proprio fatto una legge per aprire inceneritori in tutte le regioni, e molti governatori regionali del PD hanno fatto giustamente una levata di scudi contro questa misura. Quindi noi vogliamo essere sicuramente portare avanti una linea in modo uniforme, dal Parlamento europeo alle regioni, al Parlamento, ai comuni. E poi sicuramente attraverso anche i loro occhi avrò più occhi per valutare quelli che sono i nostri collaboratori. Qualcuno dice limita un po' la sua autonomia. Lei domani dovesse decidere: ragazzi, io ho un inceneritore e non lo voglio chiudere. E poi no, guardi, questa cosa è assolutamente impossibile. Inceneritori proprio noi non li vogliamo neanche aprire, si figuri se non li vogliamo chiudere. E insomma, il caso di Pizzarotti, dai, che c'aveva un inceneritore e poi chiuderlo, guardi, costava il troppo. Sindaco decide in autonomia. Il sindaco decide in autonomia. Io invece sarei molto più critica, perché vede, è stato Renzi che ha imposto a Marino, perché poi di nessuno parla di questo, ma è Renzi che ha imposto a Marino determinati assessori, sì. E lo stesso Marino lo ha detto, è stato Renzi a telefonare ai consiglieri del PD e a dire di andare a firmare davanti a un notaio perché facessero cadere Marino, davanti a un notaio e non in aula con la mozione di sfiducia come prevede il regolamento e come noi avevamo depositato. Quindi vede, chi non ha autonomia non sono certo io, forse sono altri avversari, perché però si ricordano, si dimenticano anzi di ricordare la loro storia, tanto che addirittura non vogliono neanche apparire nei manifesti con il logo del PD, perché allora, evidentemente si vergognano. Se la sua giunta dovesse decidere una cosa in contrapposizione rispetto a quello che decide lo staff, chi vince? No, guardi, questa ipotesi è impossibile. Lo staff però non decide. No, no, vede, allora non mi ha sentito. No, mi scusi, no, forse sentita, non mi sono. Però ci sono, no, evidentemente mi scusi, non mi sono spiegata bene. No, ma io lo capisco, posso non essermi spiegata bene. Lo staff non decide. Lo staff non decide, decide il sindaco e la giunta.
E però a un certo punto lo staff dice: ragazzi, però questa non è la cosa che ci sembra più adeguata, visto che il nostro ma cuore... Ma che titolo lo staff può dire questa non è la cosa? Lei, ma però, infatti se io le dico che non lo può dire, che perché... io? Adesso io lo staff non me lo sono scelto, cioè sì, io ce l'ho, ho i miei autori, eccetera. E perfetto. Quindi sicuro che vola e tutto, io ho delle persone che mi aiutano per quanto riguarda le linee politiche interistituzionali e ho delle persone che mi stanno aiutando adesso a vagliare i requisiti dei curriculum che stiamo esaminando per nominare gli assessori. Se queste sono le due funzioni, bene, lei non può inventarsi una funzione no, che non c'è. Voglio capire. E perfetto, se lei mi chiede, io le dico di no. Senta, se lei domani diventa sindaco, non c'è bisogno, ho capito. Non dire polemica, io sto facendo le domande su cosa sono, cioè cos'è lo staff, chi li ha scelti io. E che cosa fanno sostanzialmente. Glielo dico, allora lo staff l'ho scelto io, ci aiutano a mantenere un'uniformità di linea politica, adesso mi stanno aiutando a valutare i curriculum che sto esaminando per la nomina degli assessori. Quindi valutiamo per esempio i trascorsi, il passato, la linea politica che hanno avuto, che idee hanno portato avanti, molti hanno collaborato con noi. Rapporto politico con Renzi, quando lei dovesse diventare sindaco di Roma, ah, da parte mia la massima disponibilità. Diciamo che Renzi forse dovrebbe smettere di fare campagna elettorale, visto che mi attacca tutti i giorni, e tornare a fare il premier, perché benché non eletto si deve sempre ricordare di essere il premier di tutti i cittadini, anche di quelli che non lo avrebbero scelto e comunque nessuno lo ha scelto. Quindi se smettesse di fare campagna elettorale e tornasse a fare il premier, probabilmente potremmo avere. Ma il giorno dopo lei che fa? Lo chiama? E perché dovrei chiamarlo? Che ne so, perché questo è il Presidente del Consiglio e forse quando ci sarà Roma ha bisogno di un quando rapporto. Quando ci sarà necessità. Lo staff dirà, guarda, dobbiamo chiamarlo ancora il Presidente questo del Consiglio. Sta. Io vede, lei insiste, mi fa sorridere. No, anche lei. Mi fa sorridere, perché evidentemente, ripeto, non mi sono spiegata. No, lo staff sono spiegata benissimo. No, e allora non insista, su. Vabbè, insomma, lei non lo chiama Renzi il giorno dopo. Io lo chiamerò nel momento in cui ci saranno necessità di coordinarmi col Premier, molto, molto semplicemente. Senta, è vero che nel codice etico c'è una penale da 150.000 euro o è una sciocchezza? Sì, è vero, perché vede, e su questo le posso dire una cosa, che il 72,3% degli italiani intervistati sul punto ritiene... Da chi? Da voi giornalisti. Ritiene che questo codice etico dovrebbe essere applicato a tutti i partiti. Sarà, no? No, no, nessun sondaggio. Da noi tutti i giornalisti, il 72%. Adesso non cito la trasmissione perché è una trasmissione che non è la sua, non è carino. Poi glielo dico. Poi glielo dico, ma è un sondaggio che avete commissionato voi giornalisti. Quindi il 72,3% degli italiani intervistati sul punto auspica che anche gli altri partiti adottino lo stesso codice etico, perché gli italiani si sono stancati di votare per una persona che si presenta alle elezioni con un programma e che non appena entra nelle istituzioni si spoglia di quella casacca e ne indossa un'altra a seconda di come gli fa comodo. Peraltro lo stesso Giachetti mi pare che abbia indossato più di una casacca, ha iniziato con i radicali, poi è passato al PD, poi alla Margherita, poi di nuovo al PD. Cioè mi sembra la penale che da 150.000 euro quando scatta? Se il sindaco? No. Se il candidato, se la persona eletta, quindi non solo il sindaco, se la persona eletta nel momento in cui non condivide più i principi del Movimento 5 Stelle, che i principi sono scritti in questo codice etico, sono le regole del Movimento 5 Stelle, se per esempio non condivide più il programma, se per esempio non condivide più il programma che noi abbiamo scritto con i cittadini e con i quali ci presentiamo alle elezioni, nel momento in cui una persona non condivide più il programma, invece di cambiare casacca, deve avere l'onestà intellettuale, la coerenza di dimettersi e far entrare un'altra persona che quel programma vuole continuare a portarlo avanti. Se questo non dovesse essere, il danno d'immagine del movimento viene quantificato con una penale di 150.000. Quindi se lei a un certo punto dovesse cambiare idea sul programma, non accadrà. 150.000 euro. Va bene. Le posso in bocca assicurare al lupo, che non accadrà. Davvero grazie. In bocca al lupo, grazie. Arrivederci, a presto. Allora, nel frattempo, Alfredo di Giovan Paolo.